Turismo terapia shock, uno slogan supportato da uno studio scientifico che l'Istituto Demoscopica ha presentato ieri a Diamante di fronte agli operatori del settore. A fare gli onori di casa Franco Maiolino, già assessore al turismo, è rieletto alla carica di consigliere, mentre la relazione tecnica è stata affidata a Raffaele Rio, ex dirigente del settore turismo della Regione Calabria. Una terapia shock che parte da un'analisi del contesto socio-economico di questo territorio, di questo se ne sta occupando l'Istituto Demoscopica, dall'ambiente al turismo, alla compartecipazione ai tributi locali da parte dei cittadini, e dall'altro però occorre non soltanto una diagnosi ma anche una terapia. Noi abbiamo i dati dei flussi turistici negli ultimi anni, c'è un dato interessante da cui siamo partiti per mettere in campo un'iniziativa concreta. Gli stranieri in questo territorio di fatto non esistono. I flussi stranieri per destagionalizzare l'offerta in un piano triennale che inizi da una visione culturale nuova del sistema turismo. Abbandonare la logica dei campanili, mettere insieme in rete operatori e istituzioni e costruire concretamente un villaggio turistico territoriale, cioè una porzione di territorio si comporta esattamente con le regole di un villaggio turistico privato, ma non è legato a un unico villaggio dove i turisti stanno all'interno di un villaggio, per cui interessante e bello, in questa zona ce ne stanno tanti, ma ha la possibilità di promuovere e valorizzare la destinazione turistica, quindi in qualche modo di spendere soldi in vacanza in questo territorio. Questo dovrebbe produrre nel tempo circa 200 milioni di euro all'anno di investimenti di spesa turistica in questo territorio, che secondo me è molto interessante.